Una chiesa che annuncia questo il tema di questo incontro qui a Bisceglie, come dire, è il ruolo che veniva dato da Gesù agli Apostoli, quello di andare e di annunciare, la cosiddetta chiesa apostolica del Credo. Sì, è il ruolo che Gesù ha dato ai suoi perché prima di tutto lo ha svolto lui. Cioè, i discepoli sanno che devono semplicemente continuare a fare quello che il Maestro ha insegnato loro a fare, e cioè annunciare. Solo che oggi hanno, dopo la sua morte e risurrezione, hanno ricevuto l'incarico non più di annunciare soltanto la venuta imminente del Regno di Dio, ma la sua realizzazione piena a partire dalla risurrezione di Cristo. Nel mondo di oggi è più difficile per la Chiesa annunciare. Sì, non so, onestamente, io non amo mai dire che era meglio prima, o non lo so. Credo che oggi ci sono delle difficoltà molto serie, ma d'altra parte ci sono state difficoltà molto serie per Gesù di Nazareth e per i suoi discepoli, prima e dopo la Pasqua. Cioè non è pensabile che Dio si faccia strada nei cuori e tra la gente come se niente fosse. Che cosa la Chiesa oggi deve annunciare? La Chiesa ha sempre soltanto un solo contenuto dell'annuncio, che è Gesù di Nazareth, la sua figura, la sua persona, la sua morte e la sua risurrezione. E tutte le implicazioni che da questo annuncio possono nascere. Ma le implicazioni vengono scoperte, vengono chiarite a partire poi dalle questioni, dalle domande che il nostro tempo si fa. Questo Papa rende più facile l'annuncio. Questo Papa ha il dono di saper annunciare con grande facilità, questo è vero, e quindi di attirare molto la gente, di essere facilmente comprensibile, però questo ancora non significa, perché l'annuncio si deve tradurre in testimonianza. L'annuncio senza testimonianza è parola vuota, quindi bisogna poi riuscire a fare questo salto di qualità.